39esima edizione della Maratonina Pretuziana, nella quale sono stati battuti tutti i record di partecipazione. Dalla gara non competitiva di 5 km abbiamo avuto una partecipazione di circa 1700 concorrenti, che è un grande record, quasi 500 atleti in più della scorsa stagione. Poi a seguire abbiamo avuto anche la spettacolare presenza dei bimbi dalla prima elementare fino alle scuole medie, erano altri 1000 atleti, per poi concludere nel pomeriggio con la gara competitiva FIDAL con circa 400 partecipanti. È stata una grandissima giornata di sport, hanno partecipato tanti gruppi a partire dall'Università di Teramo, che con oltre 500 studenti hanno invaso letteralmente di colore rosso le strade della nostra bellissima città. La gara anche delle palestre, tutte le palestre di Teramo e non solo hanno partecipato come gruppi a questa manifestazione. E quindi volevamo ringraziare anche soprattutto le scuole, l'ambiente della scuola che ci è sempre vicino e che partecipa in massa con gli atleti delle scuole elementari e delle scuole medie. Poi volevamo anche sottolineare che c'è stata la presenza da parte della ASL di Teramo con il 118 e con la dottoressa Garbuglia per quanto riguarda Teramo Dona, e c'è stata anche la Bosch con il progetto Correre verso il futuro, con
anche Ape Regina ed altre e tante altre associazioni che si sono avvicinate alla Maratoneria Preduziana. Ringraziamo naturalmente tutte le associazioni di volontariato che hanno consentito la riuscita di questa bellissima manifestazione, il gruppo podistico che con quasi 100 tesserati garantisce sempre questa bellissima manifestazione, quindi ringraziamo tutti e ci organizzeremo al meglio già da domani per organizzare una 40ª edizione che ci auguriamo sia ancora più partecipata, più bella e più importante della 39ª edizione. Quel premio se lo sono ottenuto sicuro. Avete vinto la vostra Champions League. Ok. Sì, lo so ragazzi. Com'è stata grandissima la vostra partecipazione. Alto, il nome della Acciaierie Teramo in Italia. Vorrei sul palco Gaia Sabatini. Campionessa italiana atletica e madrina della storica manifestazione. Grazie Gaia! Per noi è un piacere, un onore omaggiarti di questa targa di Per quanto riguarda la gara competitiva del pomeriggio abbiamo assistito ad una grandissima gara di livello tecnico dove due atleti di colore, praticamente, anzi tre atleti di colore sono arrivati nei primi tre posti della classifica maschile, ma soprattutto i primi due praticamente hanno monopolizzato la gara perché già dopo un paio di chilometri erano nettamente al comando. E invece per quanto riguarda la gara femminile, anche lì è stata vinta da una atleta di colore, ma in questa gara invece si è ben distinta la nostra Gaia Sabatini che si è classificata seconda. Ricordiamo che naturalmente la gara podistica di 10 km non è la specialità di Gaia Sabatini perché lei corre distanze che vanno da 800 a 1500 metri, ma comunque ha fatto un ottimo test in vista dei prossimi impegni. Quindi sono state anche due gare
dal valore e dal contenuto tecnico elevato, e anche questo ci rende orgogliosi. Come gruppo podistico Amatori Teramo, dal 1979 che praticamente organizziamo ininterrottamente questa manifestazione, quello che ci spinge naturalmente sono gli attestati di stima di tutti i cittadini teramani e non solo, ma soprattutto questa grande partecipazione che di anno in anno aumenta sempre, quindi questo ci spinge a far sì che questa veramente, che a nostro avviso è la gara più partecipata d'Abruzzo, perché in una giornata vedere quasi 3.000 concorrenti che corrono in una città, credo che sono numeri in Abruzzo soprattutto che diciamo, non abbiamo rivali, per cui questo ci rende orgogliosi ed è uno stimolo sicuramente a tutti noi del gruppo podistico Amatori Teramo per cercare di andare avanti e di battere sempre nuovi record. 2018-19, perché per l'anno prossimo, la 40ª edizione, sicuramente ne vedremo di belle, perché si tornerà sicuramente a far sì che possa ridiventare una gara ad inviti per l'edizione 2019.